Grande Doc, promessa dell'atletica leggera dei primi Novecento, arruolato volontario nella prima guerra mondiale, milite della Croce Rossa. Lui era Carlo Battagello, decorato medaglia di bronzo al valor militare per aver compiuto un gesto di grande altruismo proprio durante il primo conflitto mondiale. A raccontarci la sua storia, il nipote Flavio. Era caduto un caporal maggiore degli alpini, era caduto in un dirupo da un burone e si era fratturato tutte e due le gambe. E lui con altri quattro è andato su, l'ha, diciamo, recuperato, l'ha imbragato, fasciato, steccato le gambe o quel dir si voglia, che dopo si è fatto calare per un burone di 150 metri fino a porre in salvo sto caporal maggiore. Si è salvato proprio grazie all'intervento del nonno e di questi quattro militari. Sopravvissuta alla grande guerra, il destino riservò una fine tragica a Carlo Battagello, che morì sul Monte Grappa in zona Sassprusai. Poi morto di morte violenta, coltellato alla schiena. È stato rapinato, non aveva più portafoglio, non aveva più niente. Hanno trovato i resti, ovviamente, perché è la neve che l'ha portato giù col disgelo, perché era molto ripido. E con commozione Flavio Battagello ricorda un aneddoto relativo al nonno Carlo, che gli raccontò da bambino il padre e che conferma il suo amore per l'atletica. Il nonno, quando faceva ginnastica assieme al maestro Zelini, era ancora dipendente, cioè non aveva il lavoro in proprio. La squadra di ginnastica della Ginnastica Bassano era partita per andare a Piacenza in gara e questo titolare non l'ha lasciato partire al pomeriggio. Tu lavori fino a sera. E il nonno cosa ha fatto? È finito di lavorare alla sera. Si è preso lo zainetto, messo dentro due pagnotte di pane, è salito in bicicletta, è andato a Piacenza in bicicletta e ha disputato la gara. È andata anche bene.